Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, 23 ottobre 2010, buonasera, buongiorno, cari amici del web. Ripetiamo perché non è andato in onda il filmato di rievocazione Memorial a Piero Franceschetti. Mercoledì era il Adesso è il 30 novembre, ricorre il quindicennale della scomparsa di Piero Franceschetti, maestro, pittore, poeta e animatore, scomparso il 30 novembre 1995. Questo biglietto ricorda quando nel 2005 abbiamo fatto al Central Park Café la ricorrenza del Ricorrevano i 10, 95-2005, 10 anni della sua scomparsa. Era nato a Villa Marzana, vicino a Rovigo, Narde, Fratta, Fratesina, Fratta Polesine. E questo, siccome fu il maestro che mi nominò poeta, io osservo un caro ricordo di lui. Questo è Central Park, che prima si chiamava Garden, quando ai tempi di Piero, e dove i pittori, i poeti, gli scrittori di Vicenza si trovavano settimanalmente ogni mercoledì, e l'animatore del gruppo era proprio Piero. Piero E il bar si chiamava Bar Garden, poi diventò Central Park Café e poi divenne Schul Anima in pratica, adesso si chiama così, e si tengono ancora esposizioni di pittura. Va bene? Il gruppo era Amici del Bacchiglione, già questo acquerello l'ho fatto io. Ecco, qui abbiamo una lettera inedita che scrissi al compianto bravo Piero. Lettera del Vicenza, 8 gennaio 1992. Guarda qua. Agli amici del Bacchiglione, a poeti, pittori, a Piero Franceschetti e a Mario. Qua. Cari amici, innanzitutto augurissimi per l'appena iniziato 1992, dato che nulla di nuovo è sotto il sole, ho saccheggiato qua e là prendendo qualche spunto a proposito dell'arte. La poesia può essere stata la necessità di aggiungere un suono vocale, parola, al martellamento delle prime musiche tribali. Ma lentamente la poesia si è fatta visiva perché ha dipinto immagini e ha riunito le due arti in una. Eugenio Montale nelle opere, 1973. Pittura, l'arte di creare tramite il disegno e il colore dei segni suscettibili di creare sistema che si prolunga nella scrittura. André Chastel, Enciclopedia Europea. L'artista è il creatore di cose belle. Rivelare l'arte e celare l'artista è il fine dell'arte. Coloro che scorgono brutti significati nelle cose belle sono corrotti senza essere interessanti. Oscar Wilde. L'arte nuova del nostro tempo, che è lo spettacolo e o la multimedialità, quello che facciamo anche noi, che faccio io, a cui concorrono i rudimenti di ogni arte, il deus machina di questo nuovo coacervo è il regista, lo diceva Eugenio Montale.
Volevo scrivere cose mie, ma più altri più autorevoli hanno saputo fare di meglio e sui loro pensieri si potrebbe inaugurare uno stimolante confronto con amicizia e stima Renato De Paoli in arte René Gasparè. Ecco cari amici, ecco il ricordo della sua scomparsa. Va bene? Grazie se mi aveste ascoltato. Oggi, il 30, ricorreranno i 15 anni della scomparsa di Piero.